Ciao ragazzi, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Oggi andremo a fare la missione di Shuka. L'altra volta abbiamo fatto la missione di Boreas ed Eurus e oggi c'è la principessa Oni, livello consigliato 85. Non sono ancora all'85, ma penso di poterla fare. Quindi direi di attivare la navigazione giusto per lo scrupolo e recarci ai Monti Gemelli. Questa sì, è in lista come prima missione da fare, ma dato che Eurus e Boreas sono più deboli, ho detto, beh, facciamo prima loro e poi facciamo Shuka. Salve, Koros! Pronti? Ma voi siete degli esseri umani? Cosa ci fate qui sui Monti Gemelli? Ah, io niente di che, sono qui per rendere omaggio a Shuka. A Shuka? Già, proprio così, perché vi suona tanto strano? Shuka era la principessa di noi Oni, è ovvio che voglia ricordarla come merita. Tempo fa governava sul nostro popolo con decisione e grazia reali. La sua serie di successi ottenuti come principessa era a dir poco infinita. E dopo un po', i nostri antenati le dedicarono alcune statue. Una di queste si trova proprio qui sui Monti Gemelli, ecco perché mi trovo qui. Oh, capisco. Che storia interessante. Sì, è così. Ma un attimo. Avverto l'aura di un potente Oni proveniente dai vostri orologi. Se il mio fiuto non mi inganna, allora sarete in grado anche voi di vedere la statua. Che cosa ne dite? Sapevo che avreste risposto così. Veniamo al dunque. La statua di Shuka si trova da qualche parte. Usate il potere dell'Oni che avete con voi e la troverete senza problemi. D'accordo, lascia fare a noi. La statua di Shuka, eh? Sì, ce la posso fare. Bisognerà andare su per le fresche frasche, immagino, vero? Qui? Ah no, aspetta, gira, gira. Eccola qua. Di fronte a noi proprio. Quanto sarà forte Shuka? Ma questa? Sì, è la statua di Shuka, l'abbiamo trovata finalmente. Finalmente, insomma, 4 minuti, non è che... Ciao Shuka, sono venuto a trovarti. Anche un po' di te quei pasticcini, magari? Lei sempre stupenda, impeccabile. È bello vederti, Summer. Sai, non avrei mai immaginato di poterti incontrare un giorno. Sì, vale anche per me. Ascolta, mia cara. C'è qualcosa che dovrei dirti prima che tu vada. Certo, va bene. Ecco, mi dispiace aver riposto i miei ricordi nella tua mente. Come ricorderai dal mio racconto, mi feci prendere dalla fretta. Perché dal mio sottolineato? E condannai il mio amato Saros ad una prigionia dura e immeritata. Se ci ripenso adesso, rabbrividisco. Sono stata solo una sciocca. Shuka. Ma poi, grazie a te e ai tuoi amici, noi della tribù Oni siamo salvi. Dopo le parole di Boreas ed Eurus, mi sento più confortata che mai. E sono anche riuscita a rivedere Saros. Era questo il mio unico desiderio. Grazie ancora per tutto l'aiuto, mia cara. Non lo dimenticherò mai. Non devi ringraziarmi, Shuka. Abbiamo fatto solo il nostro dovere. Adesso, però, è tutto finito, giusto? Ora siamo due entità separate, io e te. Beh, è vero, ma saremo sempre legati da un filo indissolubile. Quel che conta è questo e nient'altro, non sei d'accordo? Sì, hai ragione. E poi non posso certo fare terzo incomodo tra te e Saros. Che cosa intendi dire, scusa? Birichina. Stavo scherzando, tranquilla. Ah, in ogni caso c'è ancora un'ultima cosa che devo dirti. E sarebbe... Summer, permettimi di unirmi a te nella tua avventura. Considero il mio modo per sdebitarmi con te e i tuoi amici. Dici sul serio, Shuka, ma è fantastico. Aspetta a cantare vittoria. Prima di unirmi a voi, vorrei accettarmi delle vostre capacità. Nessun problema, possiamo lottare quando vuoi. Molto bene. Dopotutto era la risposta che mi aspettavo di ricevere. Io sono Shuka, la regina degli Oni. Non riuscirete a sconfiggermi facilmente. Ho posato male l'accento sul ricevere? Mi sembra di averlo fatto, sì. Ma comunque, Shuka! Let's fight! Ma dai, ragazzi, ma... Lei perché è la prima della lista? Non è giusto! Guarda, mi risveglio subito, Shuka! Ok, ok, danno pervenuto da lei. Massimo potere. Preso.
Punti esperienza, ottimo. Dai, l'avevo lanciato l'attacco. Oh, scivola. Scivola, per favore, Shuka, scivola. Scivola, te ne prego. Ultra difesa. E ultra forza. Bene. Ok, ora che abbiamo finito gli energy, Max, so cavoli. Ah, ma sono dei piccoli droni, escono che attaccano Shuka. Che figata. Anche lei c'è il potere degli Oni, certo. È normale, è come Cole. E anche Bruno, certo. Allora, ci stiamo a prendere le mazzate da far paura. Boreas, entra un po' un attimo in campo, per favore. Abil guerriero, un attimino che ti cambio. Ci ha frustato praticamente. Si potrà cambiare ora? Sì. Perfetto. Ragazzi, questa è molto impegnativa, eh. Non sembra, ma lo è. Oh, no, non l'ho preso. No, mi ha preso. Devo comunque se tenere d'occhio più che altro avere in ombra. Perché va giù che è una bellezza avere in ombra. E però è lui che ci ricarica la salute. Quindi non posso fare a meno di lui. Ah, aspetta un po', oh, fammi un po' raccogliere qua ste sfere. Eccole qua. Arrivo Shuka, eh. Beh, però un po' le ho fatto, dai. Beh, in ombra, stai buono, però ti ricarico la salute. Scivola però, Shuka, un pochettino. Non è tanto se ha effetto, ma se veramente lei scivola. Perché è una principessa, lei, no? Quindi è immune a certi incanti così biechi. O no? Boreas, attacca un po' con l'energy, Max, dai! Qua che ci dà la vita? Vabbè, serve, dai. Così evito di sprecare un po' di cibo. Aia! Bravissimo, Venombra. Ah, però ce l'ha la vita Eurus, eh. Cosa? Come? Che ha fatto? Non l'ho visto proprio. Bravissimo, bravissimo, Boreas. Ah, ma qui ci sono ancora un po' di sfere da raccogliere, va. Arrivo, 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 arrivo. Bene. Pochissimo casto giro. Che è successo?
Ma questa che è vita qua? Sì. Vabbè, vabbè, dai. Comunque sia, è andata, eh. È andata molto bene. Mi aspettavo di peggio. Grande. Bella questa, bella. Molto bella. E ora ascoltiamo anche la storia di Shuka. Ottima sfida, Summer. I miei complimenti. Beh, che dire, ti aspettavi qualcosa di diverso da te stessa? Sì, hai perfettamente ragione. Proprio una modestia. A proposito, come mai state retta qui una statua in tuo onore proprio qui? Semplice. L'incoronazione del nuovo re degli Oin avviene sui Monti Gemelli. Sul serio? Quindi anche tu? Esatto. Dopo la morte di mio padre è qui che sono stata proclamata regina. Ecco, ho spiegato tutto. Quando vengo su queste montagne, il mio pensiero va sempre a mio padre. Ah, giusto. Che mi dici di Boreas e Deurus? Come stanno? Intendi Cole e Bruno? Beh, che dire, stanno entrambi molto bene, in effetti. Mi fa piacere sentirlo. Ti andrebbe di riscrivermeli? Oh, certo. Dunque, vediamo un po'. Per quanto riguarda Cole, beh, lui è sempre molto calmo e tranquillo e conosce tante cose sugli yokai. Non mi sorprende, anche Boreas sarà così. A volte però tende a sottovalutarsi. Vorrei tanto che non lo facesse più. Wow, esattamente come Boreas, incredibile, vero? Bruno invece è un tipo particolare. Si lascia ingannare troppo facilmente. Ma anche lui si preoccupa sempre per gli altri. Un po' come tutti noi. Sì, immaginavo questa risposta. Assomiglia davvero tanto a Deurus. Non solo! Ogni volta che ho bisogno di un consiglio vado sempre da lui. Già, facevo lo stesso anche io con Deurus quando ero nei guai. Sul serio? Sì, sono contenta di vedere che se la stiano passando bene. Questo collegamento con la mia vita precedente... Ora ho capito finalmente. Deve essere stato lo stesso ad averci portati a fondare Detective e Yokai. Sai, Shuka, sono molto legata a tutti e due. Non potrei fare a meno di loro. Sei legata a tutti e due, hai detto? Sì, credo che tu abbia ragione. Vado lo stesso per me con Boreas e Deurus. E dimmi, preferisci uno dei due in particolare oppure no? No, ma che dici? Stavo solo scherzando. Tieni, prendi questo come ringraziamento. E abbiamo fatto la triade. Shko! Questa chiave ci permetterà di mantenere intatto il legame indissolubile che ci unisce. Summer, sono davvero orgogliosa di essermi reincarnata in te. Non vedo l'ora di poter offrire tutto il mio aiuto a te e ai tuoi amici. Sì, grazie Shuka. Bene, metterei in squadra anche lei, però nelle riserve, che poi vabbè, si chiamano riserve, ma in realtà non sono riserve. Chissà com'è. Allora, hai incontrato Shuka? Proprio così. Cole, Bruno, abbiamo parlato anche di voi, sapete? Sul serio? E a che proposito? Già, anch'io sono curioso cosa vi siete dette. È un segreto. Come sarebbe a dire scusa? No, adesso ce lo dici. Niente da fare, mio caro, mi dispiace. A presto, Shuka, non vedo l'ora di rivederti. Ma la mettiamo in squadra, tranquilla. La vediamo subito. Lei ci dà 22.000 punti esperienza per questa missione. Wow, che bei livelli. Medicina miracolosa per 2. E questa mi incuriosisce molto. Mi sa che la prossima facciamo proprio questa, amici miei. Sì, la prossima volta ci facciamo proprio questa missione. Amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch 4. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!